L'ascolto indica chi sei veramente, nascosto dalle cose che cambiano continuamente. Di conseguenza, l'attenzione c'è quando stai davvero ascoltando. La parola io è probabilmente la parola più usata del nostro vocabolario. Io sono americano, io sono arrabbiato, io sono questo, io sono quello. Quell'io è la più grande delle illusioni. Quindi se non sono qualcosa, non sono niente. Sì, ma con una precisazione. Io direi, non sei nessuna cosa. C'è una differenza fra niente e nessuna cosa. Niente è una semplice negazione, ma nessuna cosa significa che c'è una presenza, ma che questa non ha alcuna forma. Dio dimora nel profondo del nostro essere, non sotto forma di entità, ma come unica vita stessa, senza forma. Io sono il presente, nell'essenza. Non sono ciò che accade. Io sono lo spazio in cui tutto accade. Quella è la tua vera identità. Il motivo per cui si crede che momenti diversi compongano ogni ora, ogni giorno, il corso della vita, è che ciò che accade cambia costantemente. Le forme attorno a noi sono in costante mutamento. I nostri pensieri e le nostre emozioni cambiano di continuo. Le persone attorno a noi cambiano. Per questo si pensa che ogni attimo sia nuovo. Questo momento, seguito da un altro e da un altro, se ci riflettiamo, capiremo che non è un altro momento, è sempre adesso. La forma che appare adesso cambia continuamente, ma è sempre adesso. E in definitiva, adesso è ciò che siamo. Lo spazio di adesso è lo spazio dell'io. Così le cose accadono all'interno e cambiano sempre. Nel mio peggior momento di crisi ho letto Il potere di adesso. Quello che Eckhart Tolle diceva sulla felicità mi ha dato lo slancio per iniziare questo viaggio. Sono andato a Vancouver per incontrarlo. È stato sulla panchina di un parco per 2 anni. E dormiva sulla panchina. Raramente, ma ho passato la maggior parte delle giornate sulle panchine di parecchi parchi a Londra. Mangiava 3 volte al giorno? No, un solo pasto al giorno, se ero fortunato. Mentre sei seduto qui, sei in grado di guardare semplicemente ciò che accade intorno a te, senza aggiungere alcuna interpretazione. Essere presente con ciò che esiste. Allora avrai un'idea di cosa significhi stare seduto su una panchina senza dover aggiungere altro a questo momento. I suoni, ciò che vedi, la gente, il rumore dell'acqua, la luce. Permettigli di essere così com'è. Con ciò arriverà la pace. Non verrai continuamente trascinato dagli eventi, dai pensieri, dalle emozioni e dalle reazioni. Tu sei l'ampio spazio in cui tutto accade. Sarai la consapevolezza, senza la quale tutto ciò non sarebbe qui. Ci sarebbero solo atomi e molecole nello spazio. Tu sei la consapevolezza che permette al mondo di esistere. E la ricerca del significato? Ti sei accorto che solo un attimo fa eri in uno stato di presenza vigile e che non ci vuole molto prima che arrivi un altro pensiero e ponga una domanda.
perché il pensiero non può tollerare uno stato di presenza. Non devi farti dominare dai tuoi pensieri, perché i pensieri possono offuscare la vivacità della vita in questo attimo. Come facevo a non saperlo? È un'abitudine radicata nel profondo, identificarsi totalmente con il pensiero. È la condizione umana. La descriverei come l'essere persi nei propri pensieri. Fino ad ora l'evoluzione è stata inconsapevole, automatica. Ora invece viene scelta consapevolmente da una specie, e questo è un fatto rivoluzionario. E tu ne fai parte. Che mi dice del dolore? Parlo del dolore fisico, emotivo o per la perdita di qualcuno? La maggior parte del dolore ha un'origine psicologica. C'è tanto dolore psicologico che io chiamo sofferenza. Quando passa la sofferenza, c'è la possibilità di vivere senza soffrire. Questa è una possibilità. Resterà il dolore fisico di tanto in tanto. Si soffrirà di mal di denti o altri dolori fisici. La sofferenza si pone al di sopra del dolore. La sofferenza implica una storia, un piccolo me che è infelice, un'entità costruita mentalmente, il piccolo me, che ha una storia infelice e questa è la sua identità. E questo provoca una grande sofferenza. Non solo facciamo soffrire noi stessi, facciamo soffrire anche chi ci sta accanto. Essere tutt'uno con la vita vuol dire essere tutt'uno col momento presente, perché è l'unico luogo dove possiamo trovare la vita. Non puoi lasciare lo spazio dell'adesso. Rimarrà con te qualunque cosa tu faccia. La tua vita non è mai stata non adesso. E non lo sarà mai. Stai trasformando il presente in un nemico, in un certo senso, interiormente, pensando davvero a qualcosa che non ha niente a che vedere con l'adesso. Non pensare. Per prima cosa, sii del tutto presente. E qualunque cosa ti serva nella vita, arriverà. Deriva dal potere che risiede nel momento presente, che molti si lasciano sfuggire. C'è un grande potere qui. È il potere della vita stessa. La maggior parte della gente cerca qualcosa e ignora questo. E il potere della vita in sé è inseparabile da chi sei e dalla profondità del tuo essere. A volte te ne dimenticherai, ma quando ti accorgerai di averlo fatto, avrai la possibilità di dire: ah sì, ho perso il momento presente. E potrai scegliere di rientrare nel momento presente. La prima cosa che accade quando lo si fa è diventare più consapevoli delle percezioni sensoriali. Di colpo c'è una maggiore attenzione. Dopo sei più consapevole della vitalità del tuo corpo. Senti la vita scorrere nelle vene. È come se la frequenza delle vibrazioni del tuo corpo cambiasse quando diventi presente. È uno stato di coscienza diverso. Sei più vigile, più vivo. Molte volte lo perderai. E dopo ti ricorderai. Ah, e questo basta. Ora non credere alla tua mente quando ti dice non puoi farcela, hai troppe cose in testa, non puoi occuparti del momento presente. Sono solo pensieri. Non hai motivo di seguirli. Osservali solamente. Sono pensieri escogitati dalla mente. Non hai bisogno di crederci, perché sono falsi. Quando la mente ti dice non puoi essere presente adesso, hai troppe cose per la testa, puoi rispondere: va bene, vediamo se è vero. Allora sentirai la vitalità della tua mano, del tuo corpo, della bellezza tutt'intorno. E tornerai ad essere presente, ad essere vigile. Quando avrai tempo per pensare, allora penserai. Allora ti siederai e dirai: ok, vediamo. E che volo prenderò domani? A che ora dovrò andare all'aeroporto? Cosa devo fare adesso? Devo alzare la cornetta e fare una telefonata? Bene, è fantastico. Non ti perderai nel futuro, perché queste sono questioni pratiche. Una volta che le avrai sbrigate, avrai pensato, avrai programmato la prossima settimana, e allora tornerai al presente. La trasformazione interiore non implica
trovare molte risposte alle tue domande. Ma trovare un nuovo rapporto col pensiero. Non tutti i pensieri potranno sedurti. Se incontri una bella ragazza e ti ritrovi a seguirla, non devi pensare, oh, non dovrei guardare questa ragazza perché adesso sono spirituale. No. No. Se solo per un momento, non per il resto della tua vita, se per un momento ci riesci, abbandona il bisogno di capire tutto, in modo da essere realmente presente. Proprio adesso. Proprio quello che è. Ma non dimenticare te stesso, perché tu sei la coscienza che è alle spalle. Tu sei lo spazio. Sei la presenza. La vita ti vuole supportare, ma prima devi aprirti alla vita. Sei qui perché sei il protagonista della storia di te stesso. La storia per certi versi ha funzionato e per altri non ha funzionato. Perciò il protagonista arriva qui e vuole sapere come far funzionare meglio la storia. Non è così? Sì. Bene, qualsiasi risposta ti possano dare per migliorare la storia, e ci sono cose che la possono migliorare, non servirà a niente, a meno che tu non arrivi al cuore della storia, l'io che sta dietro la storia. A quel punto, se rimarrai in contatto con questo per il resto della tua vita, la storia si svolgerà con molta più facilità perché avrai raggiunto una dimensione più profonda. Per ora il protagonista di questa storia, tu, non ha mai conosciuto il più profondo io, la presenza senza tempo, che è la coscienza che esisti, l'attento, spazioso,